fuori inizialmente Marcheggiani, a lui è stato preferito Struppa. Feller molto forte anche in fase di impostazione del gioco. Qui siamo al primo scontro che provoca una delle tante punizioni e pronta parata di Fiori. Struppa mette al centro e Sosa, siamo al decimo minuto, sbaglia a porta pressoché vuota. Tocca adesso alla Lazio una punizione, la barriera alla meglio sul forte tiro dell'uruguaiano. Vedete Feller, i numeri di Feller sempre molto pericolosi e interessanti, e il primo ammonito è il giovane Corino, ma l'arbitro per parlare con i giocatori non ha visto cosa accadeva nella zona dello scontro, probabilmente le sue decisioni sono state affrettate o comunque questa volta a senso unico. Qui si ha l'impressione che qualcuno, Bergodi nella fattispecie, abbia colpito con la mano, ma così non era. Abbiamo visto Casati che ha sostituito in panchina lo squalificato Bianchi. Una bella uscita di Fiori. Ancora Roma all'attacco e un tiro che fa correre i brividi sulla schiena dei laziali. Sembra gol, ma la palla, senza che Fiori la toccasse, finisce fuori. Qui siamo nel secondo tempo, manca una buona occasione di Mauro. Vedete, gli scontri si ripetono a centrocampo. Ancora una punizione da lunga distanza di Sosa, alta sulla traversa. E questa è l'azione del gol laziale. Attenzione, Rieder tira diagonale, preciso, sull'angolo alla destra di Cervone. La partita diventa più cattiva, anche Feller fa dei falli di troppo. Ecco la palla alzata da Hasler e il colpo di testa di Rizzitelli. Vedete, Fiori è spostato più sulla sua destra e di conseguenza non fa in tempo a rientrare. Probabilmente Rizzitelli poteva essere di testa, affrontato meglio. Qui è Giannini che sciupa ancora un'occasione propizia sul filo del fuorigioco. Attenzione, manca avuto alla fine, Garcia ostacola Sosa che cade a terra. L'arbitro non crede al fallo subito dal laziale, anche se è evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto, e ammonisce Sosa. È il settimo laziale che finisce nel taccuino dell'arbitro. E qui è Rizzitelli che fa più o meno la stessa esperienza. Stretto tra due avversari, trova i piedi di uno dei due e finisce a terra, ma ormai l'arbitro, che aveva detto di no a Sosa, dice facilmente, ed era intuibile, di no anche a Rizzitelli, e con questo episodio la partita si è conclusa. Pietro Pasquetti e Federico Zuzzo hanno seguito l'incontro all'Olimpico e poi si sono a lungo intrattenuti con i protagonisti negli spogliatoi. Ecco le interviste. Presidente, emozioni nel mercoledì di Coppa, emozioni nella domenica del derby. È stressante fare il presidente della squadra di calcio? No, richiede un grande senso di unità verso l'impegno dei giocatori sul campo, che va comunque rispettato, comunque siano le sorti della partita. Io ho molto rispetto per questi miei amici della Roma, che soprattutto oggi hanno dimostrato un grande impegno e una grande professionalità. Usciamo dal campo con orgoglio e diciamo di un risultato che forse, o non forse, certamente sul piano tecnico avremmo meritato migliore. Emozioni particolari no, perché anche quando abbiamo incassato il gol era certo che la squadra, giocando come ha giocato sin dall'inizio, certamente avrebbe fatto giustizia come ha fatto. Presidente, non la vediamo soddisfatta dall'espressione? Se non mi vedete soddisfatto è perché avrò i miei buoni motivi. Quindi, ce li spiega? Ma è semplice, era una partita che ci siamo sentiti in mano fino a 10 minuti dalla fine, poi la Roma si è portata in parità con un gol che è indiscutibile, non c'è nulla da dire. È stata un'ingenuità nostra, forse, comunque poi anche il risultato di parità poteva essere buono per entrambe le squadre. L'episodio finale su Sosa mi ha lasciato un po' interdetto, perché mi sembra che, almeno nella posizione che ero io, mi pare che ci possano arrivare netti, invece abbiamo solo rimediato una munizione a Sosa. Un
rigore, da quello che dice lei e dalle immagini che vedremo questa sera, se l'arbitro ha visto giusto o ha visto sbagliato, che però non è riuscito a cambiare il risultato, che ormai la Lazio sembra abbonata, le due squadre addirittura che non riescono a vincere all'Olimpia. Insomma, mi pare che quando una squadra a due o tre minuti dalla fine usufruisce di un rigore, se non succede l'incredibile, riesca a portare a casa l'intera posta, cioè sul pareggio come eravamo noi. Comunque l'arbitro ha visto così, pazienza, può anche darsi che abbia ragione, io non voglio discutere, a me è sembrato netto, però vedremo, poi c'è la moviola, c'è tutto, vediamo. All'uomo che tu marcavi, Ruben Sosa, è legato a un episodio che sicuramente farà discutere, che cosa è successo in area? L'uruguaiano ha protestato, voleva un rigore. Non è proprio stato, non vedo che, cioè non ho visto che Ruben Sosa abbia protestato, anche perché subito dopo l'episodio gli ho chiesto se effettivamente c'era il rigore, lui si è messo a ridere per dire che non c'era, quell'arbitro aveva due passi, di conseguenza aveva fatto bene a non darlo. Ma l'ha trattenuto o no per la maglia? Il fallo è iniziato lui, poi non so, mentre caldo riusciremo magari questa sera a dare un'intervisione, si posso dire. Senti, l'Olimpico rimane ancora tabù, che cosa c'è che non va in questa squadra quando gioca tra le mura amiche? Ma credo che sia più che altro pure coincidenza, anche perché dico oggi è una partita atipica rispetto all'altra, di conseguenza mi pare ci poteva stare all'inizio, ecco. Sappiamo benissimo che questa partita si poteva pareggiare o anche perdere, perché il derby è sempre una partita a sé, comunque ci sono ancora tante partite, vuol dire che andiamo a vincere a Torino. Nel finire della gara ci sono stati due episodi particolari, uno su Ruben Sosa in area romanista e uno nella vostra area su Rizzitelli. Che cosa è accaduto in questo ultimo episodio? Ma sinceramente, guarda, sono meno indicato a chiarire la cosa perché ero molto lontano dall'azione, ho sentito anch'io di questi episodi, però... I tuoi compagni che hanno detto? Ma sai, sono episodi un po' contestati, però sai, il momento in partita, subito dopo la partita, magari si tendono a dire delle cose che poi magari vengono smentite questa sera. Ormai la partita è finita, non bisogna più attaccarsi a niente. L'1-1 lascia le cose come stavano e lascia la Lazio a quel punticino, ma senza eccessive rivalità che non servono, alle quali non credo. Un grande pubblico però. Stupendo, stupendo, io posso parlare per il nostro pubblico, per i ragazzi della curva, quello spettacolo, quella lupa illuminata, veramente, non dico che da Carnevale di Venezia perché c'è stata un'ottima preparazione, ma se dovessero fare un Guinness di organizzazione sarebbe probabilmente al primo posto i nostri tifosi. Il risultato è quello che è, insomma, la squadra si è battuta bene, è arrivato un pareggio, ben venga questo, certo c'era già una soddisfazione nell'aria, ma come sempre, come succede a volte, sono stati bravi loro a pareggiare. Un po' di leggerezza in difesa sul pareggio di Rizzitelli? No, non credo, ci sono anche gli avversari in campo. E com'è il primo derby? Ma entusiasmante, devo dire, c'è stata così un'aspettativa molto, molto calda, prepartita di quelli sentiti, diciamo, e poi una coreografia, uno spettacolo bellissimo. Adesso pensiamo alla partita col Genoa, lasciando da parte ormai il derby, che veramente è stata una settimana snervante perché è sentito enormemente qui a Roma, per cui abbiamo fatto anche una discreta gara, quindi va bene così.